oggi siete in piazza per l'ennesima volta per difendere gli animali che vengono sfruttati nei circhi. La situazione non è mai migliorata? No, la situazione è migliorata tantissimo. Le prime manifestazioni in Canton Ticino, in generale nella Svizzera italiana, ma anche altrove, sono state fatte ormai oltre 20 anni fa, e se ci penso, una volta eravamo veramente in pochissimi, anche la gente aveva una reazione molto diversa rispetto a quella odierna, ma quello che c'era molto di diverso è che le leggi, la classe politica non considerava questo tema. Oggi come oggi in tutto il mondo si stanno promulgando delle leggi che addirittura vietano il divieto di attendamento dei circhi che portano con sé animali selvatici. Giusto per fare gli esempi più recenti, la Bolivia per esempio ha vietato tutti gli spettacoli che sfruttano animali, quindi compresi i circhi, su tutto il suo territorio nazionale. Il Portogallo si è incamminato nella medesima direzione. Ci sono moltissime città e nazioni, soprattutto nei paesi del nord Europa, dove i circhi con animali non possono mettere le tende. Pensate che a 3 ore, 4 ore di macchina da casa nostra, in Austria, i circhi con animali selvatici non possono più attendare. In Italia al Parlamento si sta discutendo di una legge in questa direzione. Insomma, c'è un movimento immenso che è cresciuto in questi 10-15 anni di sensibilizzazione su questo tema, un movimento che anche la classe politica in qualche modo ha raccolto, e purtroppo in Svizzera mi verrebbe da dire con una battuta che stiamo un po' perdendo il treno. Ecco, com'è la situazione? Ci sono già città che hanno vietato l'attendamento di circhi? Allora, in Svizzera no, assolutamente, e per quello che dicevo che siamo un po' relativamente indietro. Quello che è successo in Svizzera è che nella città di Losanna il gruppo Losanimalista ha promosso una petizione per l'esecutivo losannese per chiedere appunto che la città di Losanna vieti l'attendamento dei circhi con animali, sul modello appunto, come dicevo, di tutti gli altri paesi e nazioni che l'hanno fatto, che lo stanno facendo, e anche in Canton Ticino si sta muovendo qualche cosa. Alcuni circhi si difendono dicendo che gli animali vengono trattati molto meglio di una volta e vengono trattati molto bene, quindi se la spassano. Cosa rispondete? Allora, i circhi dovrebbero anche semplicemente attenersi all'articolo 1 della legge federale sulla protezione degli animali, che dice che il benessere e la dignità degli animali dovrebbero essere rispettati. Ovviamente loro hanno la loro opinione, vivono di questo, ci mancherebbe altro. Io mi chiedo com'è possibile pensare che la dignità di un animale sia rispettata quando questo animale è costretto a passare tutta la sua vita incatenato, chiuso nelle gabbie di un serraglio, costretto a spettacoli che sono totalmente innaturali, perché è ovvio che è innaturale che un elefante si alzi sulle due zampe posteriori, tanto più che questa cosa gli fa un male veramente forte, o che simuli, quando si mettono in fila indiana uno dietro l'altro, degli atteggiamenti che loro hanno solo nell'accoppiamento, e invece in quel caso lo fanno per fare ridere il pubblico. I bambini assistono a tutto questo, non imparano nulla dei comportamenti reali degli animali, perché non imparano nulla, imparano solo che l'uomo li può costringere a fare quello che vogliono, quello che vuole. E quindi è ovvio che il circo, i circensi, nel loro interesse dicono queste cose. Io mi chiedo come si fa a pensare di trattare bene un animale quando lo costringo a vivere in un posto che non è casa sua, lo obbligo a spostamenti costanti, perché le tournée durano mesi e mesi e mesi, e soprattutto lo faccio vivere regolarmente in gabbia o attaccato alle catene. Se questo è voler bene agli animali, io non so che dire. Ecco, però si dice che le leggi federali vengono rispettate. Certo, le leggi federali vengono rispettate perché le leggi sono fatte dagli uomini per gli uomini, e quindi sono leggi che regolamentano, per esempio, come diceva per esempio Bill Arrigoni sul tema degli zoo, che regolamentano per esempio le dimensioni di una gabbia o cose di questo tipo. Secondo noi le leggi dovrebbero tenere molto più presente anche il concetto della dignità, le leggi dovrebbero tenere presente anche quanta diseducazione c'è per un bambino che assiste a queste cose, perché pensate che oltre 500 psicologi nella Lombardia hanno firmato un documento che denuncia quanto questi spettacoli per i bambini sono diseducativi. I bambini non imparano niente da queste cose. Le leggi non tengono conto di questi fattori, tengono conto d'altro. Ma poi mi verrebbe da dire una cosa: nel corso della storia dell'evoluzione sociale dell'uomo, le leggi sono sempre cambiate. I movimenti, anche tra virgolette, di protesta servono anche a far cambiare le leggi. E quindi se oggi ci sono delle
leggi in un determinato modo, sarebbe auspicabile che queste leggi cambiassero e migliorassero. Noi siamo qua per questo. Anche le leggi che qualche anno fa autorizzavano i circhi in Austria o in Bolivia, grazie ai movimenti di protesta, grazie alla sensibilità, sono cambiate. Non è che perché esiste una legge, questa legge deve rimanere tale tutta la vita, altrimenti i bambini piccoli lavorerebbero ancora in miniera e le donne non avrebbero diritto di voto. È l'evoluzione, è il progresso dell'uomo e stiamo andando in questa direzione, secondo noi. Non c'è il rischio di umanizzare troppo gli animali? No, assolutamente, anzi, immaginando certi spettacoli che vedo nel circo, vedo lì l'umanizzazione, cioè vedo l'animale costretto a fare dei movimenti o delle cose che scimmiottano per esempio l'essere umano, la scimmia per esempio travestita da pagliaccio, cose non me le ricordo neanche più, da tanti anni non vado al circo, ma fa con degli esercizi e con delle cose che sì, sono umanizzanti, sono molto umanizzanti. Noi vogliamo ridare all'animale quella dignità che è propria della sua specie, per cui la specie elefante chiusa tutta la vita in una gabbia o in un recinto di Rappersville e attaccata a una catena, secondo noi non ci sta, e quindi non vediamo in questo l'umanizzazione di un animale. Ci sono altri errori anche che si fanno quando si umanizzano gli animali, però non bisogna neanche cadere nell'equivoco che siccome ci sono altri errori allora il circo va bene, e il circo non va bene, e poi bisogna lottare anche contro chi umanizza troppo gli animali, la battaglia è lunga. Se un giorno dovessimo arrivare a concepire uno spettacolo, ripeto, come quello del Cirque du Soleil o dello Starlight, in cui ci siano solo artisti, clown, trapezisti, giocolieri che si esibiscono per loro scelta, per la loro volontà, quindi senza più animali di nessun tipo, perché oggi impariamo molto di più della vita degli animali da un bel documentario, da esperienze dirette fatte in altri ambiti che non vedendoli al circo. Però insomma ci si muoverà passo dopo passo, poco per volta, l'importante è che prendiamo la giusta direzione. Ecco, per chiudere, avete buoni rapporti con la stampa? Ma no, assolutamente, mi dispiace dire una frase così dura e decisa, mi sembra che tutti possano constatare che i circhi con gli animali, il circo Nocchi e il circo Clini, non sono enti benefici e godono di una promozione, di una pubblicità sui mass media che è incredibile, ai limiti della noia, e soprattutto è unilaterale, nel senso che vedo interviste di approfondimento con esperti che difendono il circo, però ci si dimentica di andare a intervistare quegli etologi, penso soltanto per esempio a Danilo Mainardi, giusto per citare un nome conosciuto alle nostre latitudini, che invece sono critici. L'altra settimana in Canton Ticino è venuta un'educatrice, un veterinario e uno psicologo a fare una relazione appunto contro lo sfruttamento degli animali nei circhi, e nessuno raccoglie le opinioni, o quasi nessuno raccoglie le opinioni di queste persone. Quindi l'atteggiamento dei media è totalmente sproporzionato. Io non so il perché non sta a me interrogarmi sul perché, però è una cosa che penso che possano constatare tutti. Credo che qui ci sia la grossa responsabilità di quello che sta succedendo, neanche di CNI e NOC che fanno il loro lavoro, che io critico, ma fanno il loro lavoro, ma i media secondo me dovrebbero svolgere un ruolo più equilibrato per fare sì che l'opinione pubblica si formi legittimamente un'opinione, ma mostrando magari tutte e due le facce della medaglia, quindi magari facendo vedere lo spettacolo ma facendo vedere anche il dietro le quinte, intervistando l'esperto favorevole ma intervistando anche l'esperto critico, insomma che ci sia un po' più di equilibrio, e credo che sia evidente che questo equilibrio non c'è.